Oggi il governo dice, caro barista, caro ristoratore, ti abbiamo costretto alla chiusura, ti abbiamo costretto a pagare tanto per poterti mettere in regola, ebbene, stiamo scherzando. Nessuno vuole avere la carità, nessuno vuole appoggiarsi ad altri. Questo è un territorio che vuole lavorare. La protesta contro le chiusure dilaga anche in Friuli Venezia Giulia, con i sindaci a fianco delle categorie colpite dalla serrata imposta dall'ultimo DPCM del governo. Ieri sera è stata la volta di Monfalcone, 400 persone si sono radunate in piazza tra ristoratori, gestori di palestre, scuole di danza e locali, ma anche rappresentanti dell'associazione Perpanzano, del movimento dei Gilet Arancioni e del comitato FVG di Liberiamo l'Italia. Se le misure che il governo ha deciso di prendere fossero state o fossero utili alla riduzione del problema sanitario, ognuno avrebbe scelto di sua spontanea volontà di abbassare la serranda. Ma l'incoerenza, la scelta che non va sicuramente a risolvere il problema sanitario è alla base della grande irritazione, della disperazione proprio di queste categorie. Tanti, secondo il sindaco, i punti indigesti e controversi della nuova misura varata dal governo. Ci chiediamo come mai i centri commerciali siano rimasti aperti a fronte della chiusura di piccoli locali, di palestre che avevano investito tanti soldi e che erano diventate veramente degli ospedali, tra virgolette, nella gestione delle loro attività. Domani sarà invece la volta di ristoratori e baristi di Gorizia che occuperanno simbolicamente Piazza Vittoria. Domani, sabato alle 18:30 in Piazza della Vittoria, sono stato invitato da altri operatori del settore, ma del settore di esercenti, bar, ristoranti che sono loro malgrado costretti dal DPCM a chiudere alle 18. Sarò al loro fianco per un motivo estremamente semplice. Nessuno dei contagi delle persone che sono state contagiate a Gorizia risultano assolutamente, se state contagiate, bar, ristoranti, palestre, piscine. La manifestazione contro le nefaste conseguenze dell'ultimo DPCM ha l'obiettivo di scongiurare il rischio che alle chiusure imposte dal governo seguano quelle definitive degli esercenti incapaci di ripartire dopo il nuovo stop. Molti già attualmente mi dicono, sindaco, a questo punto, se io non posso offrire non posso somministrare la cena, non posso somministrare le bevande dopo le 18, a me conviene talmente chiudere.